L'altra faccia della luna. I Fantini si raccontano oltre il palio, a cura di Viola Carignani, dal 22 al 25 giugno alle 21. Allora, andiamo a imparare la tecnica per montare a cavallo a pelo. Spiegaci la tecnica, come si fa? No, spiegaci. Io vi spiego la mia. Sì, o spiegaci la tua. Tipo, intanto alto, tieni le redini corte, perché sennò il cavallo va dove gli pare. Ok. Con la mano dove c'ha le redini prendi un ciuffo di criniera qua, con l'altro lo prendi qua, te lo giri così, oppure riprendi il garrese, dipende un po' come ti sta più comodo. Poi salti. Il cavallo sta fermo, sei bravo poi. Metto il bidone qui. Lei sta fermo. Lei mi sta abbastanza ferma. Mi appoggio con la mano destra al garrese, con la sinistra tengo le redini, vado su, stringo le gambe, aspetto di appoggiare il culo sulla schiena dopo che ha fatto già due o tre passi. Per risparmiargli un pochino la schiena ed evitare di rompergli troppo le scatole. In linea di massima non ho cavalli che hanno mal di schiena, quindi è più un'abitudine ormai che una necessità, ecco. E per montare al volo, invece, di solito li faccio camminare. Ci sono due modi per montare al volo. O monti da fermo, però quando monti da fermo intanto è più facile che il cavallo giri verso di te e quindi sia un po' più difficile salire. Però quando monti da fermo ti devi dare molta più spinta con le gambe. Io mi metto così, al contrario rispetto al corpo del cavallo, e salgo. Montare al volo in linea di massima è più comodo se il cavallo cammina, meglio ancora se trotta, perché ti attacchi. È facili. Anche se galoppa è molto più anche facile. Anche se galoppa, più veloce l'andatura. Poi, guarda, più che veloce l'andatura è più facile. E più il cavallo circo, ti tira come fanno su. Nel circo, esatto. Se me la fai trottare ti faccio vedere. Vai. Dai. Trot. Via. Dai. Più il cavallo va veloce, più ti aiuta a tirarti su, perché ti dà la spinta. Alla fine lavori con l'appoggio del gomito nel collo del cavallo. Ti aiuti prendendo un ciuffettino di criniera, una mano qua, ti dà la spinta. Io mi metto qua. Io mi attacco all'inizio del garrese, tranquillo, bravo. Io mi attacco al garrese qua, mi do il lancio e mi metto su. Ma io di solito, sai, prendo la criniera, ora di sicuro si muoverà, prendo e mi butto su. E quindi stai attento a non sederti velocemente sulla schiena. Sì, vabbè, ti stavi un po'. Vabbè, di regola se uno può, stai un secondino su. Sì, sì. E poi scendi. Certo. E se no, poi fai come viene. Ecco, è meglio il cavallo fermo o il cavallo che parte no, galoppa? No, io ho abituato tutti a stare fermi. I cavalli devono stare fermi. Un pochino di istruzione gliela do sempre, perché tanto poi alla fine l'educazione ci vuole. Non è che te, quando inizi, ti mettono a mangiare e ti rincorre col piatto della pasta, ti mettono a sedere e mangi. E cavalli adesso uguale, se non c'hanno un minimo di istruzione, poi non imparano mai a fare niente. Allora si prendono le redini in mano, si accorciano in maniera da averle già pronte quando sali. Se il cavallo gira la testa. Un manciato di criniera con la mano sinistra insieme alle redini, uno con la destra. Colpo di reni, verso. È più facile a dirsi che a farsi, ci vuole abitudine, però insomma penso siano tutti in grado di farlo.
monti alla criniera, sì. No, da, a passo, a passo, a passo. Mentre ma è più passeggia. Facile mentre va al passo o mentre va più veloce? No, salire? Mentre va a passo. Per te? Sì. Però ti piace all'indiana, proprio la pelli rossa. Bene, facci vedere come si... Sono molto agile. No, per poco non casca lui la cavalla dentro. Sono molto agile. Tecnica di montare a cavallo mentre il cavallo va? Sì, lui non è un cavallo, per dire, lui è un cavallo fermo, fermo e ti ci sta a montare. Monti al volo, almeno distribuisce sì, ecco, anche il peso. Anche. Per esempio, Gentile. Gentile quello che c'ho, sta fermo, monti a pancia e ti giri su. Se provi a montarlo al volo così, ti fa il salto in avanti. Ah. Capito? Non tutti i cavalli sono uguali. Quell'altro, magari quello Gentile che è un po' si muove, lo monto così. Così e poi mi giro. Allora sta fermo. Secondo me sì, li abitui a stare fermi, sali pian piano senza tirarli per la criniera, magari li fai del male. Non del male, però mi sembra che sono più tranquilli a salirci dal bidone, ecco. Quando c'è bisogno salgo al volo, ecco. È importante che siano fermi, no? Ah, e monto su. Monto. Ok. E vai a lavorare. Invece quando dovete montare a pelo? Montare a pelo si monta. Al volo dicevo. Ah, ok. Al volo uguale, io me lo metto sempre fermo, prendo le redini, una mano alla criniera, una mano qua e monto. Dai il colpo di schiena e su. Ci metto un ciuffettino di criniera così, una mano qua, il garrese, ti vai indietro così e ti dai la spinta. È fatta. Sì. È una delle cose più facili del mondo. Vabbè, facili sono quando ha imparato, vedrai. Però insomma, quando ha capito non ci vuole niente. Allora, intanto questo che è? Bidone. Questo è un bidone pieno di sabbia. Che sta bello fermo. Sta bello fermo, non è pericoloso se un cavallo ci sbatte sopra. E questo serve per montare a cavallo. Tutti i cavalli sono abituati a venire qui. Andiamo. Ferma. Ferma qui. Questa è una puledra. Ecco, spiegaci perché devono stare fermi. Perché comunque sia, non è una, uno quando monta a cavallo non li deve rincorrere i cavalli. E poi, come ti spiegavo prima, non è detto che facciano cavalli da corsa, possono fare anche magari il cavallo da passeggiata e quindi deve avere dei comandi che comunque sia rispettino un po' tutti. Ora lei sta ferma, poi si parte e si va. Con calma andiamo a lavorare. L'altra faccia della luna. I Fantini si raccontano oltre il palio, a cura di Viola Carignani, dal 22 al 25 giugno alle 21.